Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, questa sera faccio questo video perché per ringraziare veramente tutti gli iscritti e non iscritti, perché l'ultimo video ha superato le 1000 visualizzazioni, è uno dei video che ha superato le 1000 visualizzazioni, quindi io vi ringrazio, 33-34 like, bene. E io spero che aumentino, e poi io ringrazio tutti quelli che hanno commentato, perché siamo circa 49-50 commenti, quindi voglio dire grazie veramente di cuore a Fabio, a Marco, a Franca, a Emilio, poi è stato commentare il Bomber, poi mio amico Gabriele, poi Riccardo, Alex, che è un tifoso leccese, andate a vedere che uno ha commentato, ha fatto un bel commento, ma non solo lui, poi c'è stato anche i commenti dei tifosi del Pescara, che mi ha fatto molto piacere, perché voi lo sapete, no? Questo è un canale dove alla fine sì, si parla principalmente di Pisa, normale, quello è chiaro, però scusate, però alla fine a me fa piacere avere commenti, e comunque quando sono commenti costruttivi fanno sempre piacere, sia che siano nostri che anche che siano, insomma, delle altre squadre, perché no? Voglio dire, anzi, quando sono costruttivi e quando è, fa piacere. Comunque, poi Emiliano, poi Alex, poi mio amico Matteo, ciao Matteo, poi Alessio, poi Emilio, poi Marco, ciao Marco, poi Domenico, poi Cetter e poi Pietro. Ciao Pietro, poi Nico, Paolo e il nostro amico di Empoli Tube, che anche lui è veramente un tifoso dell'Empoli, ma comunque un tifoso che viene sempre qua, obiettivamente viene a commentare, ripeto, non mi fa altro che piacere, perché alla fine io l'ho sempre detto, il calcio deve, insomma, alla fine deve unire e non certo, insomma, dividere, poi chiaro, tifo il tipo, normale, io, è chiaro, tifo Pisa, chiaro, normale, cioè, però io cerco sempre, anche quando faccio i commenti, di, insomma, di essere il più obiettivo possibile, ecco, voglio dire, senza denigrare le altre squadre, perché quindi, uno, diciamo così, valuta quello che è il campo, insomma, quello che è successo sul campo. E beh, è anche per questo, insomma, ricevo dei commenti che fa altro che piacere riceverli dai tifosi avversari, no? Oh, dunque. E su questo poi volevo dire, sono stato invitato da Tele102, ma a fare il mio intervento alle 20:45, ma non sono riuscito, mi dispiace, perché ero al lavoro e quindi sono rientrato tardi, ho detto no, non ho chiamato, ma ho ricevuto un messaggio, ma non ho visto, sinceramente era tardi, quindi niente, è saltata, ho detto no, ma ci vieni la prossima, così sì, la prossima disponibilissimo, quindi io vi volevo, diciamo così, insomma, se riuscite fate una scappata, stasera mi sembra ci sia anche lo Scuglia, tra l'altro, che voi sapete, no? Un giornalista che scrive per il Tirren, e quindi niente, se vi capita, ormai vabbè, allora, comunque, quando poi io, comunque questa trasmissione viene ogni lunedì su Tele102, quindi io vi esorto, insomma, a dare un'occhiata a questa trasmissione, perché è interessante veramente, parla del nostro Pisa e insomma di quello che è, quello che non è, e poi tra l'altro ora con questi doppi impegni del Pisa, insomma, nel senso, come insomma un doppio impegno per tutti, quindi sabato, martedì, insomma, e via via, c'è tanto da parlare, e niente, quindi domani noi alle 19 affronteremo il Chievo, l'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetano. Io per questa partita mi auguro il meglio, mi auguro che D'Angelo riesca a mettere in campo, diciamo, una formazione capace di contrastare questo Chievo veramente forte, e insomma, voglio dire, speriamo di vedere una bella partita. Ora, con questa serie positiva, io spero di praticamente tre vittorie e un pareggio, io spero domani di
di vedere una bella partita, insomma, di vedere una bella partita. Poi insomma, da voci di corridoio, diciamo così, la famosa radio scarpa, insomma, la morale dei ragazzi è salita, e questo ci voleva, perché insomma alla fine, ripeto, questi ragazzi insomma hanno fatto vedere grandi cose, specialmente nell'ultima partita, insomma. Quindi speriamo che siano, insomma, che scendano in campo con l'idea giusta, la mentalità giusta, e noi vedremo una bella partita. Spero di vedere una bella partita. E che dire più? Niente, questo era, diciamo così, un ringraziamento e un auspicio, un buon auspicio per domani, insomma. E niente, che dire più? Se vi è piaciuto questo video, pollice su, condividete il video sui social e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E poi, ragazzi, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. A domani!